Avete presente quando nella saga di Cell di Dragon Ball Z Goku e Gohan entrano nella stanza dello spirito del tempo? Si devono allenare per sconfiggere il malvagio Cell. Goku riesce a padroneggiare il potere del Super Saiyan, ma Gohan ancora non è capace di trasformarsi. Allora iniziano ad allenarsi. Gohan urla, si sforza, ma non riesce a trasformarsi in Super Saiyan. E allora Goku gli dice: Gohan, ti devi arrabbiare, devi tirare fuori tutta la rabbia che hai dentro per trasformarti, altrimenti non ce la farai mai. E allora Gohan gli risponde: Ma papà, io non ci riesco ad arrabbiarmi se non ho un motivo valido. E allora Goku gli dice una cosa molto importante. Gli dice: Gohan, ti ricordi quando eravamo sul pianeta Namek? Ripensa a tutto il male che Freezer ha fatto ai tuoi amici, a come ti sei sentito in quel momento. Questa è visualizzazione. I due ricercatori, Weinberg e Gold, definiscono la visualizzazione come una forma di simulazione. È una tecnica che consiste nel richiamare alla mente ricordi di esperienze passate e trasformarle in immagini. Affinché le immagini siano chiare e definite, è necessario utilizzare tutti i nostri sensi. L'uso delle immagini può avere vari scopi. Ve li elenco in questa slide. Se volete leggerli tutti, mettete in pausa il video. Alcuni atleti non hanno alcun problema a visualizzare le immagini nella propria testa, mentre altri hanno bisogno di programmi di allenamento personalizzati in base alle proprie esigenze, le proprie abilità e agli obiettivi che vogliono raggiungere, così da aiutarli a migliorare la loro capacità di visualizzazione. Ed è proprio da questo bisogno che nasce il modello PET-LAB, portato alla luce per la prima volta nel 2001 dai due ricercatori Holmes e Collins. PET-LAB è l'acronimo di Physical, Environment, Task, Timing, Learning, Emotion and Perspective. Questo modello si basa su studi di ricerca sulle neuroscienze, che evidenziano l'equivalenza funzionale tra i processi neurofisiologici che si verificano nelle immagini e nei movimenti. L'equivalenza funzionale spiega come le immagini possono migliorare le prestazioni. Lo scopo del modello PET-LAB è quello di migliorare la tecnica delle immagini tramite la produzione di una simulazione mentale che sia funzionalmente equivalente. Il successo di questa tecnica dipende da come le simili regioni neurali del cervello interagiscono tra di loro. Vediamo ora le componenti del modello PET-LAB. La prima componente è la componente fisica, direttamente correlata alla cinestetica, dove per cinestetica intendiamo l'apprendimento tramite il fare. Voi sapete che ci sono persone che basta che guardano qualcosa e se lo ricordano, persone che devono ascoltare per imparare e persone che invece devono fare qualcosa dal punto di vista pratico. Ecco, quel qualcosa dal punto di vista pratico si impara grazie al senso cinestetico. Ed è grazie soprattutto al senso cinestetico che si è visto un incremento nella prestazione degli atleti, grazie soprattutto al miglioramento della percezione del proprio corpo nello spazio. Il che ci riporta al video precedente sull'allenamento neuromuscolare, in cui vi ho parlato dell'allenamento di propriocezione. La seconda componente è l'ambiente, ovvero la situazione. Parliamo quindi di immagini ambientali per aiutare gli atleti a percepire gli stimoli dall'esterno. Purtroppo però non è sempre possibile essere sul luogo dove avverrà la competizione. Per questo vengono utilizzati dei supporti di immagini e video per aiutare gli atleti a percepire gli stimoli esterni. La terza componente è la componente task, ovvero compito, il ruolo dell'atleta, il movimento che l'atleta dovrà andare a fare. Le immagini dovranno essere il più vicino possibile al movimento che l'atleta dovrà eseguire, perché solo in questo modo potrà percepire le sensazioni e riprodurre esattamente quel movimento. Veniamo ora alla componente tempo, ovvero le caratteristiche temporali del movimento. Ci sono dei ricercatori che sostengono che rallentare le immagini aiuti a vivere appieno l'esperienza del movimento. Altri ricercatori, benché riconoscano l'utilità del rallentare le immagini, sostengono che nello sport il tempismo è tutto e che il ritmo del movimento da eseguire è un elemento essenziale per una buona prestazione. La componente apprendimento riguarda l'acquisizione del movimento. Una volta che l'atleta ha acquisito completamente un movimento,
cambiamento, la tecnica di visualizzazione va cambiata per adattarsi al nuovo livello raggiunto dall'atleta. All'inizio l'approccio è più che altro cognitivo. Gli atleti devono imparare la tecnica, quindi si focalizzano solo su quella. Man mano che migliorano e che la tecnica diventa più automatica, la loro attenzione si sposta dalla tecnica verso le sensazioni che provano durante il movimento. La componente emozionale riguarda le emozioni che gli atleti provano durante il movimento. Le emozioni e il significato che gli atleti danno loro dovrebbero essere implementate nelle immagini se queste contribuiscono a un cambiamento comportamentale ottimale. Tuttavia, le emozioni non riguardano solo fattori psicologici, ma anche fattori fisiologici. Infatti è stato dimostrato come, ad esempio, una situazione ansiosa provoca un aumento del battito cardiaco negli atleti. Sono state suggerite tecniche di rilassamento al fine di evitare situazioni simili, ma Holmes e Collins, i creatori del modello PETLEP, sostengono che, essendo lo sport un'attività dinamica, le tecniche di rilassamento potrebbero incidere negativamente sul miglioramento delle prestazioni. Veniamo ora all'ultima componente, la prospettiva, ovvero il punto di vista da cui vengono riprodotte le immagini. Inizialmente ci si è focalizzati sulla prospettiva interna, ovvero la visuale in prima persona, perché era quella che l'atleta aveva durante le competizioni e si era visto infatti che migliorava le risposte fisiologiche. Successivamente però si è presa in considerazione anche la visuale esterna, ovvero quella in terza persona, e si è vista essere molto più efficiente in sport dove gli atleti dovevano localizzare altri giocatori sul campo o comunque avere una prospettiva di gioco più globale. Pertanto la cosa più vantaggiosa da fare sarebbe utilizzare un mix di entrambe le prospettive. Il modello PETLEP è stato utilizzato in numerosi studi di ricerca sia nel campo sportivo sia in altri campi. Nonostante l'efficienza dimostrata durante gli studi di ricerca, sono sorte un po' di preoccupazioni per quanto riguarda il termine equivalenza funzionale, in quanto durante diversi studi è stato utilizzato per identificare cose diverse tra di loro. Si è quindi pensato di cambiare il termine equivalenza funzionale in adattamento comportamentale quando si utilizza il modello PETLEP negli studi di ricerca. Tenendo comunque conto della validità del modello PETLEP nell'ambito sportivo, ci sono degli elementi che non possiamo non considerare. Le preoccupazioni sollevate per quanto riguarda la terminologia equivalenza funzionale, la mancanza di variabili diverse dalle prestazioni fisiche negli studi di ricerca e il fatto che alcune componenti del modello potrebbero essere più efficaci di altre. Guillot e Coyer hanno sviluppato il modello integrativo delle immagini motorie per supportare la ricerca e la pratica delle immagini future. Hanno messo in evidenza 4 aree in cui le immagini possono influenzare le prestazioni sportive: apprendimento motorio e prestazioni, strategie e capacità di risoluzione dei problemi, motivazione, fiducia in se stessi e stati d'ansia, riabilitazione e infortuni. Da un punto di vista pratico, gli psicologi sportivi e gli allenatori possono utilizzare il modello PETLEP per aiutare i propri atleti a migliorare le loro prestazioni, ma con la consapevolezza che servono ulteriori studi di ricerca per verificarne l'efficacia. Da un punto di vista della ricerca scientifica, invece, i ricercatori dovrebbero essere consapevoli dei limiti del modello PETLEP e considerare le linee guida fornite dal modello integrativo di Guillot e Coyer per i loro prossimi studi di ricerca. Se volete approfondire gli argomenti trattati in questo video, vi lascio i riferimenti agli studi di ricerca in descrizione. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao Italia!